Presidenza per un voto che invece viene boicottato dalle opposizioni che hanno invitato eh, i propri sostenitori a non presentarsi ai seggi proprio perché non riconoscono il ruolo del presidente Maduro. Non è una via d'uscita dalla sua profonda crisi politica ed economica che il Venezuela troverà dentro queste urne. Nicolas Maduro è sicuro di ottenere un altro mandato e poter continuare a controllare il paese fino al 2024, ma certo non grazie alla sua popolarità. L'80% dei venezuelani, dicono i sondaggi, disapprova l'operato del presidente in carica, ma cercherà inutilmente un'alternativa. Possono dire quello che vogliono di me, ma dire che il Venezuela è una dittatura è un'offesa al popolo, ha detto oggi. Maduro, ma di fatto il Presidente uscente ha praticamente cancellato l'opposizione. I leader che non sono in carcere o in esilio o privati dei diritti civili non sembrano in grado di conquistare la fiducia degli elettori. La coalizione delle opposizioni ha quindi rifiutato di prendere parte a quelle che considera una pura e semplice sceneggiata, anche perché le accuse di brogli si sono ripetute praticamente ad ogni appuntamento elettorale. In corsa contro Maduro quindi ci sono solo Henry Falcon, a sua volta un ex Chavista. Che una parte dell'opposizione ha già bollato come traditore per la sua decisione di scendere comunque in campo. Ma Falcone ha risposto che i venezuelani meritano comunque la possibilità, per quanto difficile, di un'alternativa e che l'era di Maduro potrà finire solo tramite le urne. Le rivolte degli anni scorsi e la reazione del regime non hanno portato altro che lutti e violenze. E poi c'è Javier Alejandro Bertucci, un pastore evangelico, leader del Movimento Esperanza per un Cambio. Finora si è fatto notare più che altro per aver distribuito minestra gratis ai suoi comizi. Un metodo che la dice lunga sulla condizione in cui è ridotta l'economia del gigante sudamericano. PIL in caduta libera, inflazione al contrario rampante, gestione dissennata delle risorse petrolifere, ormai l'unica fonte di entrate del Paese. La coalizione dell'opposizione ha annunciato che non intende riconoscere il risultato delle Elezioni come del resto hanno fatto Washington e l'Unione Europea, praticamente l'unico a celebrare il presidente boliviano Evo Morales, che ha parlato di giornata storica e di popolo venezuelano che va alle urne nonostante il boicottaggio dell'impero. E adesso il calcio con i verdetti che stanno arrivando del campionato. Sapete stasera ci sono gli ultimi due posticipi, Lazio Inter e Sassuolo Roma, decisivi per i posti della Champions League, nel pomeriggio le altre partite, allora eh, un verdetto definitivo è quello per la Serie B, eh, dice addio alla massima serie dopo Benevento e Verona il crotone di Walter Zenga, i calabresi hanno perso a Napoli per 2-1 tornando nella serie cadetta dopo due anni, questa la vedete la classifica finale con Udinese e Chievo a 40 punti, Bologna-Cagliari 39 la Spalla che oggi ha vinto a 38, il Crotone sconfitto dal Napoli si ferma a 35, poi il Verona a 25 il Benevento a 22. Questa dicevamo appunto la parte finale della classifica, stasera i verdetti per la Champions League, per la qualificazione alla Champions League. Poi oggi, oggi per lo sport anche il Gran Premio del Moto Mondiale ha vinto ancora lo spagnolo Marc Marquez. Davanti ad oltre 100.000 spettatori, in gran parte tifosi di Joan Zarco, lo spunto migliore della coppia Ducati con Lorenzo che prova a fare gara di testa. Primo colpo di scena la caduta di Andrea Iannone. A prendere il comando è quindi dovizioso, passando il compagno di colori, ma la sua leadership dura pochissimo. Altra scivolata e rincorsa al titolo mondiale compromessa. La scarsa aderenza dei pneumatici con l'asfalto a quasi 50 gradi gioca un brutto scherzo anche al pilota della Yamaha Tech 3A. Ancora prima di metà percorso si porta quindi in testa Marquez che rischia grosso. Nel sorpasso ai danni di Lorenzo, il Maiorchino deve arrendersi anche a Petrucci in quello che potrebbe essere un passaggio di consegne nel team ufficiale Ducati in proiezione 2019. A fine gara, Marquez ha parlato di una corsa impegnativa, ma in realtà sa bene di aver messo una pesante ipoteca sul titolo. Questo anche se al traguardo finale mancano ancora 14 Gran Premi. Con Marquez padrone assoluto, l'unica certezza è legata a Valentino Rossi in un fine settimana costellato di cadute. Il nove volte campione del mondo conquista, quasi 22 anni dopo il primo, il podio numero 229 della sua strepitosa carriera. E fra due settimane il Circo Mondiale farà tappa al Mugello, una delle piste preferite di Rossi. Il tennis, gli Open d'Italia, a Roma. Rafa Nadal, lo spagnolo, ha vinto gli internazionali, battendo in finale il tedesco Alexander Zverev. L'ottavo successo per Nadal, eh, che comunque deve ringraziare anche la pioggia, caduta a intermittenza sul centrale del foro italico, ha costretto all'intornuzione. In un momento in cui il suo avversario era lanciatissimo in vantaggio 3-1 al terzo e decisivo set. Il risultato finale 6-1-1-6-6-3. Da domani Nadal, con questo anche grazie a questo successo, torna ad essere numero uno del mondo nella classifica del tennis. E allora, tra poco, Massimo Giletti, lo vedo già in collegamento. È il giorno dell'accordo. Tu hai un ospite importante dell'accordo di governo almeno sul presidente del Consiglio tra Lega e Movimento 5 Stelle. Tu hai un ospite importante, ci, deve da, ci, da, ci darà qualche dettaglio in più la notiziona ma, ma, ma sai Alessandro Di Battista credo che i nomi non li potrà fare ma darà qualche elemento perché ci possa essere un po' più di interesse a seguirci dopo il telegiornale per capire davvero che cosa succederà nella giornata di domani e le grandi tensioni che ci sono state in queste ultime ore dopodiché permetti di dire una cosa hai parlato di sport io voglio dare un grande abbraccio a Gigi Buffon che al di là di tutto veramente sarà un campione che mancherà Signiamo. molto all'Italia non solo alla Juventus Faccio mia una battaglia, lo dico agli amici siciliani, c'è una dottoressa che è stata violentata tempo fa in una guardia medica, la dottoressa strano, praticamente questa donna mi sembra sia rimasta sola con altri medici a combattere una battaglia che noi facciamo nostra, ne parleremo oggi e saremo anche molto duri, perché qualcuno che doveva venire non è venuto e noi non la mogliamo. Grazie, ci vediamo dopo. E allora dopo il telegiornale, l'appuntamento con Non è l'Arena, adesso una breve pausa, poi gli aggiornamenti eh, con Del Tg e, e poi, eh, come annunciato, la, la linea Agiletti.